What a huge gathering. Thank you very much for coming this morning. I apologize for my inability to speak your very beautiful, musical, poetic language. I am not a linguist. I barely speak English. So I do apologize. Just to get things started, I think it's interesting that the word sacred was used earlier in introduction, because that is the way I regard theater. I'm asked, you know, you had such a successful movie, why are you even interested in having your play produced? Because they're two different animals. They are very, very different creatures. First of all, in film, the performance is set for all time by the director and by the editor. That's the performance you get. And you are... Yes? Translation. All right. Thank you. Allora, innanzitutto, grazie, vedo che siete numerosi, grazie per essere venuti qui e mi scuso perché non sono in grado di parlare la vostra meravigliosa, musicale, poetica lingua. Parlo a malapena l'inglese. Mi sembra importante che nell'introduzione che ha fatto Andrea sia stato usato l'aggettivo sacro, perché questo è il modo con cui io mi relaziono al teatro, lo considero una cosa sacra. Per quello che riguarda questo lavoro, ovviamente, mi è stato chiesto più volte per quale motivo ho deciso, avendo avuto il film così tanto successo, tornare a produrlo in teatro. In realtà si tratta di due animali completamente diversi, perché per quello che riguarda il film, la performance è decisa dal regista, dal produttore, e quello è il prodotto che io ottengo, dal montatore, scusate, cioè nella sala di editing, quello è il prodotto. As I say, the performance is chosen by the director and the editor. And you are told what to look at, and you can't look at anything else, because those are the shots on this huge screen acted out by these great giants. Theater is very different. Each night is different. It can get very dangerous. Actors can forget their lines. Actors can have a stomach ache or a bad day. The performance is always different. And according to where you sit in the theater, you see different things from the far right as opposed to somebody sitting in the balcony in the far left. It's always different. It's alive. And I find that just fascinating and exciting. Allora, dicevo allora appunto che regista e montatore alla fine ci dicono che cosa dobbiamo guardare, e alla fine noi vediamo queste riprese, le riprese che sono state scelte, il take che è stato scelto su questo enorme schermo dove agiscono, dove recitano questi giganti. In teatro le cose vanno molto diversamente, ogni sera il teatro è diversa. È molto pericoloso fare teatro, perché ci può essere la volta in cui un attore si sente poco bene, ha mal di stomaco, ha avuto una brutta giornata, ci sono tanti imprevisti. E poi bisogna ricordarsi che la percezione del teatro da parte del pubblico, che è la cosa più importante, dipende evidentemente dal singolo spettatore, a seconda del posto dove si siede, che si siede in balconato, che si sieda a un lato o all'altro della platea, la percezione sarà per ciascuno degli spettatori completamente diversa rispetto al proprio vicino. Il teatro è una cosa viva e trovo che per questo motivo sia particolarmente affascinante. We, as you all know, live in a digital age. Everything is electronic, everything is digital. Not theater, thank goodness. It goes right back to its very primitive origins. We are still walking into a darkened cave, and we are seeing our priests and our priestesses go through rituals that move our souls and give us catharsis. And that is something that has disappeared from film.
I don't know whether it was ever in film, but it's certainly not there in an era where I went to the cinema the other night and looked at the coming attractions, and they're all vampires and space aliens. It had nothing to do with humanity. But in theater, you go right back to being priests and priestesses in a cave, having a human experience. We are dealing one-on-one with other human beings. And this is a wonderful, exciting thing that I think is quite magical. And that's why I keep finding myself drawn back to theater again and again. It's not a particularly good way of earning a living, but it's very wonderful, and I never want to lose touch with that. E per concludere, insomma, il discorso che stiamo facendo, mi rifaccio alla cognizione che abbiamo tutti che la nostra sia un'epoca ormai completamente digitale, elettronica, tutto è digitale, non il teatro, grazie a Dio. Ecco, il teatro ci riporta a uno stato, a una condizione completamente primitiva, alle nostre origini primitive, in cui stiamo attraversando una caverna buia dove sacerdoti e sacerdotesse compiono i loro rituali per aiutarci ad elevare l'anima e a raggiungere, o meglio a calarci, nella catarsi. Il film invece è una cosa completamente diversa, questo tipo di sensazione, di percezione è completamente scomparsa dal cinema, sicuramente è scomparsa oggi, in cui quando si va al cinema a vedere diciamo, i film di successo, le attrazioni del momento, la sensazione è che ci siano soltanto vampiri ed alieni e niente che abbia a che fare con una vera umanità. Invece andando a teatro torniamo ai nostri sacerdoti e sacerdotesse nella caverna che appunto creano una esperienza anche spirituale, meravigliosa, magica per tutti noi. Ecco perché mi sento sempre attratto nuovamente, di volta in volta, dal teatro. Forse non è il modo migliore per guadagnarsi da vivere, ma è sicuramente grandioso. The other thing that's quite wonderful for me is to see the different productions in different countries and cultures, and they're always different, and they always take on the characteristics of that nation. The performance you'll see here tonight is very Italian. Luca, who plays Lionel Logue, it reminds me of the Venetian masks of comedy and tragedy. He's this wonderful combination of both. He's a tragic comic character, wonderful. When I saw the production in Germany, Lionel Logue was suddenly Sigmund Freud. Miraculous. There is a production in Helsinki, wonderful production, and it is very Nordic. You see? There was quite a successful production in Japan that I did not get to see. I made some suggestions which I suppose they didn't take. I thought it would be very good if it were completely translated in Japanese and it was the Emperor's speech. Imagine the shame and humiliation of a Japanese emperor who cannot speak to his nation. And of course he has to be helped by a Korean speech therapist. So you see how these things, each production is different, each production is wonderful, and I find that fascinating. Allora, questo aspetto è molto interessante, infatti David ne parlava anche prima, cioè io trovo meraviglioso vedere le differenze che ci sono negli allestimenti in ogni differente paese, perché le caratteristiche di una nazione si riflettono anche sulla realizzazione di uno spettacolo, per quanto il testo possa essere il medesimo. Quello che vedrete in questo caso è un allestimento molto italiano. Luca, che interpreta Lionel Logue, cioè il logopedista del re, mi ricorda talvolta le maschere veneziane, quelle della commedia dell'arte, ma anche quelle della tragedia. E il personaggio è un personaggio doppio e lui interpreta benissimo questi due aspetti del personaggio, comico e tragico al tempo stesso.
In Germania, e forse molti l'hanno capito, l'allestimento del discorso del re ha fatto sì che il logopedista fosse improvvisamente, diventasse improvvisamente Sigmund Freud, e quindi ha cambiato completamente caratteristiche. A Helsinki la produzione, l'allestimento era molto nordico, mentre in Giappone non sono riuscito ad andare a vedere lo spettacolo, anche se avevo fatto alcuni suggerimenti che non credo siano stati colti. Avevo proposto che venisse tradotto, trasposto completamente in giapponese il tema dello spettacolo e che a questo punto non fosse più il discorso del re, ma il discorso dell'imperatore. Provate ad immaginare quale umiliazione per un imperatore giapponese non essere in grado di parlare alla propria nazione, e in più avevo suggerito che il logopedista fosse coreano. Una cosa quasi inaccettabile. Non credo abbiano colto, appunto non sono andato a vederlo, ma non penso abbiano colto il mio suggerimento, però comunque io trovo affascinante il modo in cui uno spettacolo si trasforma a seconda di come viene messo in scena nei singoli paesi. And tonight you'll also see a king who is sensitive and unsure of himself, wounded, but somehow in a very Italian sense, quite different from seeing an English actor conveying the same things but in a very stiff upper lip, reserved, repressed way. It's quite different. Or seeing a Finn do it as a wounded Viking. I mean, it's just different. It's wonderful and it's magical. So I now, I think, open it up to questions. And ask me anything you wish. I have a very thick skin and I will try to be as honest and as forthright to you as I possibly can. Ecco, e vedrete anche un re, che naturalmente è un re, lo sapete, insomma, se avete visto il film, sensibile, insicuro, che è ferito, però lo vedrete molto italiano, diverso da come sarebbe, da come è stato un re inglese nelle stesse condizioni, che quindi è sicuramente più riservato, più represso, più rigido, a seconda appunto della cultura, in base alla cultura da cui proviene. È una specie di vichingo ferito, lo definisco io, nel momento in cui viene portato in teatro in Gran Bretagna, e comunque è meraviglioso, sarà meraviglioso. Adesso aprirei alle domande, se qualcuno ne ha, fatemi tutte le domande che volete, la pelle è molto dura, quindi risponderò volentieri. Allora, mi riferisco proprio al discorso che ha fatto adesso nel paragone col cinema. E sono d'accordissimo, il cinema esplora solo altri mondi, però nello stesso tempo, a mio parere, si è molto ravvicinato il cinema e il teatro oggi attraverso alcuni stilemi espressivi. Il cinema ha riacquistato la voglia di fare di Polanski dei film molto teatrali, con le virgolette, e il teatro ha preso in prestito e sta coltivando anche gli effetti speciali. Volevo chiedere a lei e anche a Barbareschi qual è il massimo condivisore fra queste due arti, che sono chiaramente contigue e parenti, e se in quest'ultimo periodo è cambiato il rapporto in qualche modo, al di là del discorso del re, o comprendendolo, ma insomma non solo per questo, perché scorrendo il cartellone a Milano ci sono moltissimi film in scena. Well, there are only a few Polanskis around. I wish there were more. Most of the products that we see coming out of Hollywood today are, it's popcorn, right? It's got to have vampires. It's got to have space aliens. It's got to have Thor beating other Thors. There is very, very little that is being produced, certainly by the studios, that are human stories. They have to be independent movies or European movies. Thank goodness for the European film industry, which struggles along, because the days of great popularity of foreign films in America is over, at least for a while.
mainly because of the economics. The studios realized that Fellini's films were doing really well in America, in the small art houses. So they simply bought the small art houses, and they controlled them. And if you control the movie theaters, you control what is being played there. So there is less outlet for interesting European or South American or Asian films. I do know what you're talking about in terms of the overlap of techniques. Yes, you're quite correct. Theater has become more cinematic. That also can lead to some real problems. A lot of playwrights don't understand that you cannot write a play the way you write a screenplay. They are very different animals. And you can't have a lot of fast scene changes in the theater because as a result, you get periods of blackouts. And the blackout is the playwright's enemy. It's so seductive to use, and it is so dangerous. If you keep the audience in the dark, as it were, for more than 10 seconds, guess what? They start thinking. They think, where did I park the car? How much do I owe the babysitter if we get home now? Where can we have dinner? And when the lights come up and you start the new scene, you've lost them. You've lost them for at least 5 minutes until they get back into it. So there are certain cinematic techniques that are not good to use. But I do know what you're talking about. And yes, occasionally now, films will be more theatrical. There's Baz Luhrmann, who is very theatrical, and others. But they are rare. And occasionally you'll get a film like The King's Speech, where you'll have two men in a room talking for 10 minutes, which is unheard of. Unheard of in a Hollywood film. First of all, most scenes don't last more than 2 minutes, and it's never two guys just talking for that. So that's considered very experimental now. But thank you for your question. It's an interesting thing, and I don't think there's a clear-cut answer to it. Ecco, allora, dunque, prima di tutto ci sono pochi Polanski, e mi piacerebbe che ce ne fossero di più, quindi diciamo che quelli sono ovviamente casi di capolavori, di grandi maestri. Mia sensazione in realtà è invece che per quello che riguarda i prodotti classici di Hollywood, è come la produzione del popcorn, come dicevo prima, se non ci sono dei vampiri, se non ci sono degli alieni, se non c'è un Thor che si batte contro un Thor, è abbastanza difficile che un film americano, quantomeno un film commerciale americano, riesca ad avere la spinta o a essere prodotto. Molto poco di umano viene prodotto ultimamente dagli studios americani. Diverso discorso naturalmente per i film indipendenti o i film europei. Grazie a Dio ci sono i film europei, c'è l'industria cinematografica europea che pur con tutta la fatica che fa riesce a realizzare dei film differenti. Il problema è che i film europei non hanno più una distribuzione negli Stati Uniti come hanno avuto per un certo periodo dorato in cui c'era la possibilità di vederli, avevano una grande popolarità e facevano anche molto pubblico. Certo, nel momento in cui i grandi produttori, i grandi major si sono rese conto che c'erano delle sale indipendenti che per esempio proiettavano i film di Fellini e che andavano benissimo, hanno detto vabbè, fanno anche un bel incasso, allora ce le compriamo, ci compriamo le sale e decidiamo che cosa ci deve andare. Di conseguenza si è ridotto enormemente lo spazio per la possibilità di film che abbiano delle caratteristiche differenti da quelle che ho appena indicato, come possono essere i film europei, i film asiatici, i film sudamericani, insomma ce ne sono di tanti tipi diversi. Ecco, però diciamo che la cosa che, a proposito delle tecniche, che era l'altra parte della domanda e che è molto interessante, sì, è vero che a teatro adesso il teatro è diventato più cinematografico in molti casi, purtroppo ci sono, soprattutto rispetto alla drammaturgia,
degli autori che non si rendono conto che scrivere un testo teatrale non è come scrivere una sceneggiatura e per cui cadono in una serie di tentazioni come quella dei molti cambi di scena. Cos'è un buio, un blackout per il pubblico? È qualcosa di estremamente seducente per il drammaturgo e molto molto pericoloso per la concentrazione degli spettatori. Cioè se per esempio io tengo uno spettatore al buio per 10 secondi, succede che comincia, guardate un po', a pensare, e comincia a pensare dove ha parcheggiato la macchina, e la babysitter se è riuscita a fissarla, e dove andrà a cena dopo, eccetera, eccetera. Insomma, bisogna sempre ricordarsi che le tecniche vanno applicate evidentemente in funzione del mezzo a cui sono poi destinate, quindi non tutte le tecniche cinematografiche vanno bene in teatro. Ecco, diciamo che il contrario, cioè se i film sono diventati più teatrali, sì, ogni tanto i film hanno un impianto, una impronta teatrale, cioè Baz Luhrmann per esempio, che è molto teatrale, però ce ne sono pochi come lui, e ogni tanto capita anche che ci sia un film come Il discorso del re in cui ci sono due uomini in una stanza che parlano per 10 minuti. Non si è mai visto negli ultimi tempi a Hollywood una scena in cui due persone parlano per 2 minuti, è già considerata una scena lunga. Quindi in qualche modo il mio lavoro è stato considerato molto sperimentale in un certo senso in America. Comunque grazie della domanda, che era molto interessante, e non credo ci sia una risposta unica. Ciao Maurizio.